Ciao a tutti ragazzi, sono Blink46, bentornati in un nuovo video. Oggi vi parlerò della nuova gamma di processori Intel, quindi Skylake. Partiamo dalla prima cosa. Questi processori si basano su un nuovo socket, l'1151, quindi non è retrocompatibile con gli 1150, 1155, quindi se pensate di poter cambiare solo il processore vi sbagliate. Il miglior chipset presente sul mercato è lo Z170, che offre per chi vuole effettuare overclock, quindi sull'i5-6600K e sull'i7-6700K, offre la possibilità di modifica e stabilità per quanto riguarda l'overclock appunto. Inoltre, se si vuole effettuare un upgrade, oltre alla scheda madre, bisognerà aggiornare anche la RAM. Infatti, i processori Skylake portano la DDR4 al grado consumer e inoltre sbloccano la possibilità del dual e il quad channel della RAM. Detto questo, quindi, se volete effettuare un upgrade, bisognerà cambiare sia processore che RAM che scheda madre. Per tutto il resto può andare bene, quindi schede video, hard disk, SSD e varie altre periferiche. Per quanto riguarda la RAM, queste schede madri potranno supportare DDR4 o DDR3L, in alcuni casi anche entrambi, oppure se qualche ditta vorrà costruire qualche scheda madre retrocompatibile, potrebbe essere anche che vedremo delle schede madri con DDR3, però lo vedo molto difficile. E state attenti che ho detto DDR3L, con la L finale, non DDR3 basta, perché altrimenti sarebbe retrocompatibile con le vecchie RAM. Una cosa sempre riguardante le RAM è che da ora sarà supportato l'XML2, quindi se qualche kit di RAM non supporterà l'X-Memory Profile, si potrà modificare le frequenze manualmente senza problema. Una cosa molto interessante che ha deciso di fare Intel per quanto riguarda i processori, diciamo, serie K, quindi con il moltiplicatore sbloccato, è di venderli solamente non boxati, quindi senza dissipatore stock. Allora, io sono d'accordo con questa scelta per quanto riguarda il rimuovere il dissipatore. Sono d'accordo più che altro perché... perché se uno compra il processore con la versione K, ok che di solito ha qualche megahertz di frequenza in più, però se uno compra il processore versione K, di solito è perché vuole overclockarlo, quindi non lo overclockerà mai con il dissipatore stock e dovrà metterne un altro. Però sono un po', diciamo, non arrabbiato, però non sono pienamente d'accordo, perché il dissipatore stock può venire molto utile soprattutto quando bisogna provare la configurazione, magari prima di andare a montare un sistema liquido fatto custom o un sistema liquido molto più complicato o altro, perché il dissipatore stock è molto piccolino e quindi per fare varie prove o comunque anche come backup o cose varie fa sempre comodo. Quindi per quanto riguarda il dissipatore, aggiungerlo per 4-5 euro, non so quanto possa costare Intel, però veramente costerà una stupidata. Sono d'accordo per averlo tolto, però va bene, potevano anche lasciarlo, quindi faceva comodo a tutti. Una cosa molto importante però da dire è che i fori del socket non sono cambiati, quindi tutti i dissipatori che avete già con, ad esempio, anche se avete un kit a liquido molto costoso, un dissipatore ad aria e cose varie, che sono compatibili con 1150, 1155, 1156, 2011, tutti, ok, saranno compatibili anche con la nuova versione Skylake. Sempre per quanto riguarda l'overclock, è stata riportata all'interno della scheda madre la gestione per quanto riguarda il voltaggio del processore. Quindi non come prima, che ad esempio con una scheda madre di fascia bassa o di fascia alta si potevano ottenere più o meno le stesse prestazioni in ambito di overclock, in questo caso schede madri di fascia più alta offriranno prestazioni maggiori per quanto riguarda l'overclock, soprattutto per quanto riguarda la stabilità e la personalizzazione, come vi dicevo prima per il chipset Z170. Una cosa da non dimenticare e non tralasciare è che i nuovi processori Skylake portano le linee PCI, che magari a voi non dicono molto, a 20. Questo non andrà a influire sulle linee PCI Express per quanto riguarda le schede video, perché rimarranno sempre 16, però per quanto riguarda tutte le connessioni interne, quindi hard disk, MSATA, SATA e compagnia bella, o PCI normale, ci sarà la possibilità di collegare ad esempio più hard disk e avere molte più porte interne, appunto fino al 40% in più. Inoltre con le nuove schede madri si sbloccherà la possibilità di avere il Thunderbolt 3 fino a 40 gigabit al secondo, DisplayPort 3.1 e anche la possibilità di alimentazione tramite quella porta, tutto quanto tramite una porta USB di tipo C. Ultima cosa, ma non più o meno importante, per tutti quelli che si chiedono quanto sarà il salto di prestazioni dalle serie vecchie, quindi parliamo dell'1150, l'incremento di prestazioni che è stato dichiarato più o meno è, come al solito, tra il 10 e il 20%, che non è sempre detto che sia così tanto
influente. Ad esempio sull'i7 la frequenza di clock, non soprattutto in turbo boost, non è così elevata come ad esempio nel 4790K, però vengono gestite in modo migliore e quindi le prestazioni riescono comunque ad essere superiori. Ok ragazzi, anche per questo video è tutto, vi dico solo che cercherò di fare una configurazione diciamo medio-alta per quanto riguarda i processori Skylake e per chi volesse comprare un computer nuovo e appunto usufruire di questa nuova generazione di processori. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un mi piace. Se non vi è piaciuto, sapete cosa fare con l'altro tasto. Se avete qualche altra domanda, vi invito a lasciarla nei commenti. Come al solito, se volete supportare il canale in modo gratuito, sostituite il link che trovate nella descrizione di Amazon tra i preferiti e mi aiutate veramente tantissimo. Mi sembra di aver anche detto tutto ragazzi, come al solito iscrivetevi anche al secondo canale che ho aperto, dove caricherò tutti i gameplay, lo trovate sempre in descrizione trovate molti link. Per questo video è tutto e ci si vede al prossimo video. Ciao!